Mister Pasquali, prima vittoria del Pizzoli, una vittoria in un derby, ma soprattutto una vittoria fondamentale ai fini della salvezza. Sì, sicuramente come dici tu è una vittoria importante perché noi comunque ci credevamo, queste ultime due giornate comunque avevamo riequilibrato la squadra e questa è stata una vittoria importante perché sapevamo che comunque con una vittoria riuscivamo comunque a riallacciarci al trenino lì sopra e quindi è stata una vittoria fondamentale. Dico io che il calcio la settimana è sempre importante, questa settimana ho visto i ragazzi pronti con l'atteggiamento giusto e infatti poi alla fine l'abbiamo approcciata nel modo giusto. La differenza fra le due squadre è stata evidente. Può essere veritiero questo test contro una Minternina apparsa un po' sottotono? Ma sicuramente loro sono una squadra in difficoltà in questo momento, però io dico che le vittorie, i risultati utili portano sempre euforia, no? Io ho preso questa squadra che comunque veniva da tante sconfitte e era difficile perché comunque la squadra era piatta. In questo momento invece vedo con gli allenamenti e le partite che comunque ce la giochiamo alla pari con tutte, ci abbiamo quel qualcosa in più che abbiamo ritrovato ed è fondamentale e queste vittorie ti portano sicuramente a dare fiducia, no? All'ambiente, alla società, al gruppo, un po' a tutto, no? Mister Napoli, primo tempo Minternina in blackout, secondo tempo si è visto sicuramente qualcosa di meglio dai suoi ragazzi, da dove si riparte? Beh, si riparte certamente magari da questo secondo tempo dove abbiamo fatto un pochino meglio rispetto diciamo al primo e intanto c'è da fare il complimento all'avversario perché è una vittoria meritata e lato nostro abbiamo commesso delle disattenzioni diciamo soprattutto nella prima parte di gara che non sono accettabili e ci rimetteremo